benvenuti nel mio canale. Io sono Alessandra, mamma di tre e food blogger. Lei è Carla, pediatra, nutrizionista e infantile. So che una delle vostre maggiori difficoltà è quella di riuscire a cucinare frequentemente i legumi durante la settimana. Per potervi facilitare la vita abbiamo pescato una ricetta della tradizione italiana, la farinata ligure, che permette di utilizzare solo 3 ingredienti con pochi passaggi ed è veramente facile da realizzare. Piace ai bambini e si può offrire fin dai 6 mesi, purché tagliata adeguatamente con tagli sicuri a striscioline. E è naturalmente buona, facilissima da preparare. Io vi ricordo che in descrizione trovate il link per la ricetta scritta. Qualsiasi domanda potete farcela perché noi vi risponderemo. Vi invito a iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto e a seguirci sui social perché lì scoprite anche tantissime altre cose. Buona visione a tutti! Iniziamo mettendo la farina di ceci in una ciotola. 100 g di farina di ceci vorrà 300 g di acqua. Quindi sapete questa regola, potete fare le dosi che preferite, basta moltiplicare per 3 e aggiungere l'acqua. Nella farinata mettiamo anche l'olio evo direttamente nella pastella, da 10 a 30 g viene perfetta. Varia a seconda del gusto e del risultato finale che volete ottenere. Potete aggiungere delle erbe aromatiche e dopo l'anno un cucchiaino di sale. Mescolate bene. Togliete quella schiumetta che si forma in superficie. Chiudete la ciotola e lo lasciate riposare in frigorifero per almeno 3 ore, ma potete anche farlo alla mattina per quando tornate a casa la sera. Ecco qua il risultato della pastella che dovete ottenere, molto liquida, e qui è indispensabile una buona teglia antiaderente perché non la ungiamo, lo mettiamo così l'impasto com'è senza aggiungere altri grassi. Come vedete molto liquida, la mettete al forno alla massima temperatura. Dopo 20 minuti ecco il risultato, a volte anche 15 basta, dipende che forno avete. Guardate che meraviglia, come si taglia, non si attacca assolutamente e potete servirla così a mo' di piadina, ma ricordatevi è una fonte proteica. O a striscioline per renderla più facile da afferrare ai bambini e la potete servire con delle patate americane in questo caso e delle verdure gratinate al forno. Grazie per aver visto il video fin qui, io spero vi sia piaciuto e qualsiasi domanda noi vi risponderemo. E avete visto che è veramente facile e alla portata di tutti. Se ce la faccio io, ce la può fare qualsiasi genitore. Viva il vegetale! Ciao a tutti!